superstitions, writings on the wall. Don't you count back no more. Don't you count back.
da che mare, da questa notte senza te dovrò restare folle d'amore. Vorrei morire mentre la luna di lassù mi sta a guardare. Resta soltanto tutto il rimpianto, perché ho peccato nel desiderarti tanto. Ora son sola a ricordare e vorrei poterti dire: guarda che luna, guarda che mare, ma guarda che luna, guarda che mare. In questa notte senza te vorrei morire, perché son sola a ricordare e vorrei poterti dire: guarda che luna, guarda che mare. Passo tra la folla che non sa, che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te che più non ho. Sola me ne vo per la città, passo tra la folla che non sa. Guarda che mare, da questa notte senza te dovrò restare folle d'amore. Vorrei morire mentre la luna di lassù mi sta a guardare. Resta soltanto tutto il rimpianto, perché ho peccato nel desiderarti tanto. E ora sono sola a ricordare, vorrei poterti dire: guarda che luna, guarda che mare, ma guarda che luna, guarda che mare. In questa notte senza te vorrei morire, perché se sola a ricordare vorrei poterti dire: guarda che luna, guarda che mare. Buonasera a tutti. Il giorno seguente ero sul ponte di poppa, appoggiato ai fili d'acciaio di protezione, con la mente persa a guardare i ghirigori di schiuma bianca che si formavano tra le onde generate dal passaggio della nave.
sentito avvicinarsi qualcuno. Era Oriana Fallaci, che accanto a me si era anche lei appoggiata al filo d'acciaio, apparentemente intenta ad ammirare la stessa cosa. Poi, all'improvviso, mi sono trovato su un ring virtuale. Io, quasi 1,90 m per 80 kg. Lei, una spanna abbondante in meno e neanche la metà di me. E mi stuzzicava con i suoi bei guantoni la metà dei miei, tirandomi pugni nel bel mezzo della faccia. Ma tu cosa vuoi fare da grande? Non me lo aspettavo. È complicato. E poi una professione io ce l'ho già. Sono incursore. Adesso mi lavorava ai fianchi. Lo vedo che sei incursore e ti viene anche bene. Ma non ci vuole un genio a capire che questa non è la tua vocazione. Che cosa vuoi realmente fare per il resto della tua vita? Veramente? Non sapevo cosa risponderle. Ma lei mi aveva già spinto in un angolo e col suo tipico modo di fare non mi lasciava muovere, sferrandomi colpi ogni volta che cercavo di sgusciare via. Beh sì, c'era una cosa che mi affascinava da bambino e che avrei voluto fare da grande. Ma è solo un sogno da bambino, una cosa irrealizzabile. Poi, 13 o no, hai contribuito anche tu a rafforzare questa idea, questo sogno. Ha rallentato un attimo i colpi, giusto il tempo per farmi respirare un po', ma non molto, perché era chiaro che voleva arrivare fino in fondo a questa storia. Ebbene sì, come tanti bambini del mio tempo, guardando gli astronauti sulla Luna, ho pensato che sarebbe stato bello saltellare come loro e fare derapate lunari. Poi ho letto il tuo libro e la cosa si è rafforzata ancora di più. Ma chiaramente è solo un sogno da bambino, impossibile e irrealizzabile, come tutti i sogni. Attraverso le braccia che avevo alzato a inutile protezione, la vedevo prendere fiato e racimolare le forze per l'ultima bordata. Io mi difendevo invano. Sì, ma ormai ho quasi 27 anni, non ho una laurea e non parlo inglese. L'unica cosa forse è la costituzione sana. Insomma, ho uno solo dei tre requisiti di base richiesti ed è il più facile. Mi ha sferrato un colpo potente al plesso solare togliendomi il fiato e facendomi aprire le braccia. Poi il colpo finale da sotto, un montante micidiale che a tutta forza mi è arrivato sul mento sollevandomi letteralmente di peso. Questa era lei, la giornalista scrittrice che usava con me le stesse tattiche con cui metteva al tappeto i potenti della terra. E perché no? Sei giovane e capace. E se è questo il tuo sogno, devi crederci. Datti da fare. Ripensandoci da solo, ho poi capito che ai sogni veri, bisogna crederci. Bisogna svegliarsi, alzarsi e darsi da fare. Siamo noi i costruttori del nostro futuro. Il percorso non è stato per niente facile. Ci sono voluti parecchi anni, tanta forza e tanto sudore, tanta determinazione, una strada sempre in salita. E un giorno, d'ottobre, è arrivato il mio turno di indossare la tuta arancione di lancio. Tradizionalmente gli astronauti fanno un cenno di saluto verso la telecamera. Alcuni hanno cartelli scarabocchiati a mano con messaggi scherzosi del tipo «Ciao mamma, ti voglio bene tesoro, fai il bravo Johnny». Io non volevo perdere la mia occasione. E il giorno prima mi ero preparato un cartello stampato da entrambi i lati. Da una parte c'era un saluto rivolto al nostro paese.
dall'altra. Un messaggio per tutti, ma specialmente per i nostri ragazzi. Guardate avanti e puntate sempre in alto. Le stelle non sono poi così lontane. Bene, buonasera a tutti, siete tantissimi, grazie per aver accolto il nostro invito. Questa serata è nata da una storia d'amicizia. Qui a Ostra forse nessuno se lo immagina, ma possono capitare cose spaziali. E capita anche di trovare tra i nostri amici l'amico di un astronauta. E un giorno questo nostro amico, che è qua in prima fila seduto, e che è Roberto Rossetti, e vi chiedo un applauso perché è stato il gancio di tutta la serata. Chiacchierando come si fa nelle sere d'estate, ci dice che tra i suoi amici c'è Paolo Nespoli. Che ne dici se lo invitiamo a Ostra con i ragazzi dell'oratorio, lo facciamo venire? E così abbiamo cominciato a riflettere su questa opportunità che sembrava veramente mille miglia lontana da noi, invece l'amicizia è capace di accorciare le distanze. Perché è qui Paolo Nespoli questa sera? È qui grazie a Roberto, invitato dall'oratorio parrocchiale Sacro Cuore di Ostra e dal comune di Ostra. Ma è qui non perché volevamo un personaggio. Avevamo voglia di incontrare una persona che avesse qualcosa da dirci, qualcosa da condividere con noi. E Paolo Nespoli ha molto da raccontarci. Ha da raccontarci quella che lui ama sottolineare, e cioè la sua normalità. Il fatto che i sogni si possono realizzare e che è importante capire qual è la nostra vocazione e viverla fino in fondo, investendo tutte le nostre risorse, le nostre energie per realizzare i sogni che ci stanno a cuore. È per questo che è qui. Abbiamo voglia che ci aiuti a guardare in alto, che ci aiuti ad accorciare la distanza tra noi e le stelle, e che è un richiamo che il nostro parroco fa continuamente all'oratorio, ci faccia tornare la voglia di volare alto. Questa sera lo ascolteremo, ci racconterà del suo percorso, delle sue avventure nello spazio. Se leggete il suo libro sono raccontati tanti episodi di quotidianità nello spazio, dove tutto diventa difficile, tutto è da imparare di nuovo da capo, dove è sempre richiesto di rimettersi continuamente in gioco. E è questo che vorremmo sentirci dire e sentirli dire ai nostri ragazzi, perché abbiano il coraggio di prendere in mano la loro vita, di ispirarla a dei valori che sono importanti e che non li abbandoneranno, che sappiano guardare alto verso le stelle. Ieri sera abbiamo avuto uno splendido concerto in teatro e attraverso la musica siamo stati accompagnati alla scoperta di una bellezza che è un percorso privilegiato verso la verità. E uso queste parole con l'iniziale maiuscola. Ebbene, questa sera sarà la bellezza del creato, la bellezza di un universo sconfinato, ma straordinariamente bello, anche là dove probabilmente mai arriverà l'occhio dell'uomo a contemplarlo. A questa bellezza chiediamo di rivelarci la verità e di indicarci un cammino da percorrere, con la serenità di chi sa di non essere solo, di poter raggiungere delle mete anche molto alte. Signore e signori, Paolo Nespoli. Grazie. Grazie di questa introduzione che francamente non mi aspettavo, non me l'avete detto, perché sono rimasto un attimino così, sorpreso. Ma grazie, è sicuramente un piacere essere qui, in questa bella piazza, in questo bel paese, e in mezzo a così tanta gente, bella gente, che mi fa sentire subito a casa.
mi fa venire voglia di essere, di stare qua e di non tornare nello spazio forse, ma non tornare in altri posti. Si comincia subito con la presentazione, come funziona? Sì? Sono qui perché questa sera voglio fare, o vorrei fare, o mi hanno chiesto di fare la cosa che di solito faccio, che è di parlare di spazio, da un lato, e dall'altro parlare di sogni, di quello che c'è attorno, del nostro pianeta, di cosa vuol dire realizzare un sogno, lavorare. E cercherò di farlo, anzi lo farò in... quanto tempo abbiamo? Fino a domani mattina. Cercherò di farlo velocemente, sarà difficile farlo usare meno di tre quarti d'ora, ma vedremo di andare velocemente, anche per lasciare un pochettino di spazio poi in futuro. Quello che di solito faccio è di cominciare, non di solito così, di chiedere, di solito faccio delle presentazioni che sono interattive, nel senso che io parlo ma chiedo il vostro aiuto nel cercare di rispondere a delle domande, nel cercare di capire certe cose che sembrano anche un pochettino strane. La prima è domanda: perché andiamo nello spazio? Perché andiamo a fare queste cose che sembrano un pochettino impossibili, diverse, pericolose? Perché? Per? Curiosità, esplorare. Sì, queste sono cose corrette. In effetti, oggi come oggi, andiamo nello spazio perché lì troviamo delle condizioni che non ci sono sulla Terra. Per esempio, questa microgravità, che poi vuol dire assenza di peso. Questa condizione è una situazione che è difficile, poi la vita normale diventa molto più facile. E l'ultima cosa, quindi a 27 anni, su quella nave, quando Oriana Fallaci mi ha chiesto: ma tu cosa vuoi fare da grande? Ti è saltata fuori questa cosa, sì, vabbè, volevo fare l'astronauta. Alla sua insistenza, perché no, non sono riuscito a dire niente, e da lì è partito veramente il desiderio o la voglia questa nuova vita nel cercare di realizzare questo sogno. Riuscito a vedere l'aurora boreale dallo spazio. La seconda è il primo pensiero che ho avuto quando ha visto per la prima volta la Terra, perché io ricordo le dichiarazioni che ha fatto Gagarin nel cosmonauta sovietico nel 61, che è rimasto sterefatto da quello che ha visto, no? Perché la prima cosa che ha detto è stata che la Terra è blu ed è una forte emozione che provo nel vederla da lontano. Poi, per la verità, ha fatto anche un'altra affermazione che poi è stata smentita, quella di dire: sono salito e non sono riuscito a vedere Dio. Volevo sapere da lei che cosa ha provato, se la presenza di Dio l'ha avvertita dentro di sé. È un po' come quando l'alpinista riesce a raggiungere le cime 8.800 metri, che magari si prova una sensazione molto particolare. Grazie. Lei ci ha illustrato il cielo da un punto di vista tutto particolare e anche la Terra. Ma la cosa che mi piaceva sapere, non quello che prova l'astronauta quando vive questo tempo nello spazio, ma cosa prova l'uomo, cioè come si sente, quali sono i suoi pensieri, come connota le sue giornate al di fuori di quello che è il lavoro ordinario, che poi comunque è così straordinario. Cosa prova l'uomo Paolo Nespoli quando si trova nella stazione che vola nel cielo? Grazie. Queste sono le domande che mi mettono un pochettino in crisi, a dire la verità, perché primo sono un ingegnere, quindi per definizione handicappato in certe parti. Secondo, uno si addestra per 20 anni manovrando il braccio meccanico e quindi facendo attenzione a tutti i numeri che siano perfetti e precisi. E terzo, perché uno arriva in orbita e c'ha veramente tante cose da fare, per cui il tempo dedicato al pensare poi alla fine è relativo. Dico anche sempre che mi ritengo un medio
idraulico spaziale, un medio elettricista spaziale, un medio gruista spaziale, ma quando si parla di filosofia, di teologia, forse ho un attimino, dovrei imparare un pochettino di più. A me andare nello spazio, personalmente, fuori dalle questioni tecniche, ha dato innanzitutto una sensazione di realizzazione, di aver realizzato, di essere riuscito a realizzare questo sogno contro tutti quelli che mi dicevano che era impossibile, o contro tutte le volte che ho sbattuto il naso contro il muro e non sembrava ci fosse modo di passarlo a questo muro. Quindi realizzare questo sogno è una cosa molto bella, e questa è una cosa che dico a tutti, dico: ragazzi, dovete trovare, capire quelle che sono le vostre passioni e cercare di realizzarle, perché quando si realizzano, innanzitutto avete realizzato la vostra passione, e secondo c'è un senso di accomplishment, di cosa fatta, che è molto forte. Vedere la Terra da lassù è veramente bello, e ripeto, dopo un po' cominci a guardarla con attenzione ed è veramente veramente bello. Ti viene voglia di quasi di proteggerla, di testimoniare la bellezza da un lato e un pochettino le cose storte dall'altro. E a me mi è piaciuto veramente quando verso la metà della missione ho cominciato a ingranare, perché all'inizio ne ho fatti di pasticci sulla stazione, all'inizio ho rovinato un paio di esperimenti, niente di grave, ma ho rovinato un paio di esperimenti, non sono riuscito a fare le cose come devono essere, perché è veramente un posto diverso di cui non ti puoi addestrare. Ma dopo un po' ingrani e diventi tu a dire a Houston, se facciamo questa cosa diversamente viene meglio, e loro ti guardano e fanno: oh, prova. E poi da quel momento lì in poi vedi che cambiano le procedure, per cui tutti fanno le cose in questo modo. Quindi ti senti, io mi sono sentito veramente utile a tutti, utile a quello che dovevo fare, mi sono sentito realizzato nel fare queste cose, e questo è un senso molto forte che mi ha dato piacere, mi ha dato gioia. Queste sono alcune delle sensazioni che ho provato lassù. Quando torno indietro però continuo a dire che atterri per terra e pensi, in inglese io ho pensato gravity sucks, che è una cosa un pochettino volgare, ma tradotto letteralmente vuol dire più o meno la gravità fa schifo, perché è vero, è così forte, così pesante, non ce ne rendiamo conto e ci obbliga a fare le cose in un certo modo che andare nello spazio e provare questa sensazione di assenza di gravità è una delle cose che spero tanti possano fare, e in futuro, mi immagino tra pochi anni, sarà possibile andare su internet e comprare il biglietto per andare a New York o per andare nello spazio a fare una vacanza, a fare una luna di miele, solo a guardare giù dalla finestra. Questo succederà e spero che ne avrete tutti l'opportunità e la possibilità. Abbiamo lavorato così tanto per questa serata che è un peccato chiuderla. Grazie per quello che hai detto, grazie che sei stato qua. Grazie perché ti abbiamo sentito uno di noi. Io so che la tua storia è cominciata in un oratorio della Brianza con un certo Don Davide, e quindi c'è qualcosa che ci accomuna nella nostra storia. La gente ti sta ascoltando con molta attenzione, quindi è stato bello questo tempo che ci hai regalato. Io invito... Sono d'accordo. Grazie, no, grazie a voi per... È un peccato spegnere le luci questa sera e non vedere questa piazza, per cui per una sera è un peccato... Non vedere questa piazza, perché è bella, è piena di storia, è bella artisticamente, ma è anche bella per la gente che c'è qua, che è molto, molto presente, molto attenta e molto proiettata verso il futuro, almeno così sento io. Quindi grazie di questa accoglienza e di farmi sentire a casa vostra. Ogni volta che vuoi sarà di nuovo così. Paolo Nespoli si fermerà qui. Domani sarà ancora ostra e lunedì incontrerà i ragazzi della scuola media, e quindi immagino che sarà un altro incontro importante, affascinante e coinvolgente come questa sera. Io vorrei invitare il sindaco, l'avvocato Massimo Olivetti, a salire qui sul palco a rappresentare la città di Ostra e il nostro parroco, Monsignor Umberto Gasparini, a rappresentare l'oratorio. Io avrei piacere anche che salissero altri esponenti, altri rappresentanti del Consiglio Comunale, perché per noi è stata davvero una serata speciale. È stata davvero una serata speciale ed estremamente emozionante.
vostra, è davvero onorata di averti qui, di avere per la prima volta appunto un astronauta che ci ha potuto raccontare quelle che sono state le sue emozioni in maniera estremamente semplice, in maniera estremamente quasi quotidiana, come se fosse una cosa di casa. E questa è stata la cosa che credo sia stata più apprezzata da parte di tutti. E la cosa che ci onora è che resterai qui per altri due giorni, tant'è che lunedì avrai i nostri ragazzi qui al teatro. Per questo, a livello di amministrazione, cioè come città, abbiamo deciso di attribuire a Paolo Nespoli una civica benemerenza. È un riconoscimento importante che la città dà semplicemente a coloro che hanno dato generosamente qualcosa alla nostra, al nostro paese, e credo che tu l'hai fatto in maniera estremamente degna. Leggo semplicemente quello che è il testo. La città di Ostra, onorata di aver potuto accogliere e ospitare una personalità il cui valore e prestigio sono riconosciuti nel mondo, grata per la disponibilità con cui ha incontrato la cittadinanza, in particolare gli studenti, condividendo le ricchezze della propria esperienza e offrendo un esempio di tenace perseguimento dei propri sogni e ideali, conferisce a Paolo Nespoli, astronauta ESA, l'attestato di civica benemerenza. Grazie ancora. Permettetemi solamente due parole, due ultimi ringraziamenti. Il primo va all'oratorio, che ha permesso, e qui principalmente nella persona di Don Umberto, che ha permesso questa magnifica serata. Il secondo ovviamente a Roberto Rossetti, che è quello che si è speso di più, e lo vorrei sul palco, perché penso che senza di lui forse tutto questo non sarebbe stato. Grazie ancora. Io, per essere molto breve, brevissimo, telegrafico, leggo quello che ho scritto, quello che ho scritto sul foglietto che voi conoscete. Grazie Paolo per averci stupito con le parole e averci mostrato la terra come l'hai ammirata tu, per averci invitato a guardare avanti e a puntare sempre in alto, e averci detto che le stelle non sono poi così lontane. Questo è anche il nostro slogan, l'ha detto prima Federica, ormai lo sanno tutti, volare alto. Ci ho composto anche una preghiera perché i ragazzi, i giovani, tutti, anche noi diversamente giovani, sappiamo volare alto. Il Signore è compagno di viaggio, dà vigore al nostro passo, e noi sapremo volare alto. Tu hai volato fino lì, noi vogliamo volare anche più in alto. E i giovani, l'hai detto anche tu prima, i giovani voleranno anche più in alto e poi potranno volare al massimo livello, perché io ci credo e anche tu ci credi che lui c'è. E allora veramente l'oratorio, e qui io dico a tutti quelli, a tutti i collaboratori dell'oratorio, perché sono tanti e sono veramente bravi, e li ringrazio e vorrei che faceste un applauso a loro. Ringrazio anche l'amministrazione comunale perché si è resa partecipe di questa iniziativa in modo determinante, e poi ringrazio anche Roberto perché ci ha fatto una testa così, però ci ha fatto una testa così, però ne valeva la pena. Grazie Paolo. Grazie. Grazie. Sì, sono io che ringrazio di nuovo voi, Roberto, il sindaco, il parroco, tutti quelli che hanno contribuito al successo di questa, di questo evento, questa sera, questo palco con le luci, funziona tutto tranne il mio computer e la pennetta del sindaco, però si fa presto a sistemare queste cose, sono abbastanza costi abbastanza bassi. Volevo anch'io lasciare un piccolo ricordo, è un lo chiamano montaggio, si fa
alla NASA contiene le foto più significative, più belle della missione con i nostri stemmi e uno stemma vero, dice qua, questo stemma della missione Magistra ha volato a bordo della Stazione Spaziale Internazionale con l'equipaggio della stazione 2627, lanciato da Baikonur in Kazakistan il 15 dicembre 2010 ed è ritornato sulla Terra il 24 maggio 2011 dopo 159 giorni nello spazio, donato alla città di Ostra in occasione della serata dallo spazio, la nostra Terra, vederla così per amarla di più. Volevo lasciare questo al sindaco perché lo metta in un posto dove si possa vedere, dove ogni tanto potete passare di lì, guardarlo e ricordarvi di questa esortazione di sognare e di andare avanti e di cercare di realizzare questi sogni. Ne daremo uno anche all'oratorio, in modo che ce ne sia un altro, anche per voi non ce l'ho qua questa sera o adesso, ne daremo uno anche all'oratorio in modo che sia anche lì, facendo uno strappo alle regole della NASA, uno per paese, ma non glielo diciamo alla NASA. Esatto. E niente, ma anche quello in modo che voi ogni tanto lo guardiate, vi ricordiate di questa serata, vi ricordiate di questa terra, vi ricordiate di andare avanti a realizzare i vostri sogni. Quindi grazie di nuovo. È spiacevole chiudere questa serata, però si è fatto tardi, quindi ci congediamo. Ringraziando però tutte le persone che hanno collaborato e grazie alle quali è stato possibile realizzare tutto questo. Sono tanti, i loro nomi sono nel programma di sala che avete trovato nelle poltroncine. Non li nomino per non dimenticare nessuno, ma li ringraziamo tutti. Sono tanti e ognuno ha contribuito in qualche modo portando il proprio contributo. Vorrei un applauso da parte vostra per i ragazzi Flash Mob. Che staranno con noi, che ci suoneranno ancora, giusto? Che suoneranno ancora e che hanno dato il varo a questa serata. Grazie per la vostra musica. Chi desidera acquistare il libro scritto da Paolo Nespoli, che si legge tutto d'un fiato, e è un po' un diario di bordo e anche un diario di vita, si può accostare qui al tavolo ai piedi del palco. Sì. E sarà possibile appunto acquistarlo. Ci sono anche delle cartoline con la foto di questa serata e se volete so che Paolo è disponibile per autografarle. Grazie a tutti e buonanotte. Grazie.